Dopo le tappe di Napoli, Capo, Avellino e Benevento, la Race for the Cure 2024, l'evento simbolo di Come in Italia, si concluderà a Salerno sabato 9 e domenica 10 novembre. I due giorni dedicati alla prevenzione saranno caratterizzati da carovane della prevenzione con screening gratuiti per il seno, un villaggio della salute con stand di diverse realtà mediche e associative locali, lezioni di yoga e qigong e una passeggiata sportiva di solidarietà a sostegno delle donne che combattono contro il tumore. Gli screening gratuiti saranno realizzati grazie al supporto medico della Casa di Cura Tortorella e del gruppo Neuromed Villa del Sole, mentre la camminata sportiva sarà guidata dalla Fit Walking Salerno. Salerno si tinge di rosa, sarà una domenica speciale quella di domenica prossima. È una domenica di donne in rosa. Race for the Cure è un evento finalizzato alla diffusione della cultura della prevenzione, ma anche un evento che vuole rendere forza e coraggio alle tante donne in rosa che affrontano e stanno affrontando la malattia. Mi piace dire che Race for the Cure è un fiume di persone che camminano facendosi portavoce di un messaggio importante che è la prevenzione. Prevenzione è vita, è conoscenza del proprio corpo e possibilità di curarsi laddove viene riscontrato un tumore in una fase che consente di avere interventi o subire terapie non invasive. Quindi avanti tutta domenica, partenza da Piazza del Marinaio, ore 10, massimo 10:30, si percorre il lungomare Trieste per arrivare a Piazza della Libertà e ritornare poi alla Piazza della Concordia. È una camminata simbolica che però è carica di un valore di vita notevole, quindi il nostro invito è partecipate tutti alla Race for the Cure. L'occasione giusta per tutti per passeggiare, ma anche l'occasione giusta per cogliere l'occasione di effettuare degli screening gratuiti. Sì, Race for the Cure infatti non è solo camminata per la cura, è anche villaggio della salute. Il 9 e il 10 infatti saranno effettuati screening, ecografie e mammografie. Sono rivolte alla fascia di età che non è coperta dalla gratuità dell'ASL, pertanto le ecografie under 40, dai 18 ai 39 anni, le mammografie invece dai 40 ai 49 anni e gli over 70. Diciamo, cerchiamo di far sì che si avvicini alla prevenzione quella forbice, quella fetta di popolazione che, ripeto, è esclusa dagli esami di prevenzione gratuita effettuati dall'ASL, che coprono la fascia dai 50 ai 69 anni.